dopo si iniziò a parlare di insegnamento universitario a partire dalla seconda metà degli anni 70. I passi più importanti della nascita del Polo di Como del Politecnico furono la creazione di una scuola a fini speciali di ingegneria informatica gestionale nel 1987, la nascita di corsi di studio nel 1989 e l'avvio della facoltà territoriale nel 1994. Fu un'avventura voluta fortemente dal territorio e accolta e sviluppata da docenti e lettori illuminati del Politecnico, avventura che oggi continua. Il Polo parla in inglese e ospita un largo numero di studenti da più di 45 paesi del mondo. Lo slancio di innovazione che sta alle sue origini continua a spingere in avanti. Il 6 novembre 1989, 400 matricole iniziavano l'avventura del corso di studio in ingegneria informatica, benedetti da una magna di champagne portata da Alfredo Dupassier, docente di fisica. Pochi giorni dopo, il ministro Ruberti, affiancato dall'onorevole Francesco Casati e da Enrico Valassi, amico da sempre del Politecnico, dava il suo budget all'iniziativa di decentramento a Como, sia del Politecnico sia dell'Università degli Studi di Milano. Come mai il Politecnico decise di germarsi? Per varie ragioni. Passiamo all'internazionalizzazione. L'internazionalizzazione è una parola chiave per capire lo spirito del Polo di Como. Fin dagli anni 90 venne creato un ufficio apposito per facilitare gli scambi Erasmus degli studenti. Ma fu nel 2005 che si presentò la grande occasione. Vico Valassi e Giovanni Azzone ottennero infatti dei finanziamenti dall'Istituto per il Commercio Estero per attivare corsi a Como e Lecco in grado di attrarre studenti da tutto il mondo. L'intero Polo, guidato dal professore Roberto Negrini, gettò il cuore oltre l'ostacolo. In tempi record, il corpo docente e tutto il personale amministrativo trasformarono un polo territoriale in una realtà internazionale, in grado di dialogare con studenti che oggi provengono da più di 45 paesi diversi. È stato un cambio epocale che ha rivoluzionato il significato del polo. Formare ingegneri stranieri in Italia, progetto promosso, voluto e gestito da Como e Lecco, ha in seguito fatto scuola per tutto il Politecnico. Il Polo di Como deve rispondere alle esigenze del territorio, ma, come tutti i poli, deve anche rispondere alla casa madre, il Politecnico nel suo complesso. In altri termini, il Polo deve servire il territorio che lo ha fortemente voluto ed esprimere, rispetto a tutto il Politecnico, una sua specificità. Negli anni queste istanze si sono tradotte in varie forme, a partire dalla scuola a fini speciali di ingegneria informatica, gestionale, attraverso i diplomi universitari legati alle industrie del tessile e del legno arredo, fino alla situazione attuale. Oggi Como ospita 4 corsi di studi: ingegneria informatica, ingegneria gestionale, ingegneria ambientale e design. Dal punto di vista didattico, non solo si è mantenuto il contatto con il territorio, ma si sono sviluppate iniziative nuove che rendono il polo unico. Dal 2006, pionieristicamente rispetto all'intero Ateneo, tutte le aule magistrali sono state integralmente in lingua inglese. A Como fiorisce una variegata attività di ricerca svolta con passione nei numerosi laboratori. Ricordiamo i laboratori di ingegneria del web, impegnati in attività pionieristiche di analisi dei dati dalle reti sociali per la tutela ambientale, il laboratorio OC, molto attivo come scuole, il laboratorio di geomatica che si è occupato in maniera pionieristica di GPS. Sono poi attivi il centro universitario EMS, che si occupa di nanostrutture, e i laboratori di design sulla modellistica per il legno e la fotografia. Nel laboratorio del suono, gli studenti sono coinvolti nella creazione di strumenti musicali virtuali. Il gruppo ATG è impegnato nel supporto all'autonomia per persone fragili. Infine, l'Hydro Informatics Lab si occupa della gestione delle risorse idriche. Il Polo di Como nasce come effetto di una fruttuosa sinergia tra Politecnico di Milano e Territorio Comasco. Fitte sono le relazioni che il Polo ha intrattenuto negli anni con le varie istituzioni locali. Ad esempio, un'importante attività è stata quella del laboratorio HOC per portare l'uso delle tecnologie nelle scuole.
Un altro esempio virtuoso è quello di un progetto di e-governance con il comune e con l'amministrazione provinciale, che poi ha fatto scuola in tutta la Lombardia. Il conservatorio condivide con la laurea magistrale in ingegneria informatica il suo know-how nella musica elettronica. Il servizio, vicino di casa del Polo, condivide con esso macchinari importanti. Le iniziative di cooperazione fioccano tutt'oggi. Basti ricordare la collaborazione all'acceleratore di impresa Comunext, l'iniziativa Lake Pond School, in cui le aziende fanno da tutor a gruppi di studenti che lavorano al progetto, o il Com Summit, che porta a Como personaggi di eccezionale rilevanza internazionale per discutere di innovazione. C'è uno stato di interazione con il mondo delle imprese del territorio che va ben oltre la semplice formazione di persone laureati ed è la collaborazione per il trasferimento tecnologico. Un passo importante è stato fatto quando si è diventati soci del Parco Scientifico Tecnologico Comunext a Lomazzo tramite la Fondazione Politecnico. Un accordo strategico tra Comunext, Camera di Commercio e Polo di Como ha consentito di trasferire a Lomazzo l'acceleratore di impresa del Polo. A Lomazzo sono nate nuove start-up e alcune già fermate, come per esempio Web Lazio, hanno trovato lì una nuova sede. Il progetto Lake Pond School è un'iniziativa in sinergia con enti pubblici e privati, dove ogni progetto è concordato e gestito insieme da un tutor aziendale e un tutor universitario. L'idea nasce dalla fortuna di avere a Como studenti internazionali e tre discipline che ben interagiscono in un campus di dimensioni contenute: ingegneria ambientale, informatica e gestionale. Racconta Michela Arnavotti. Volevamo che gli studenti non lavorassero su idee nostre costruite a fini didattici, ma su problemi reali che hanno un'impresa. Così molti studenti per la prima volta si sono trovati ad affrontare un contesto reale e ho visto l'impresa appassionarsi. Ogni progetto raccoglie un gruppo di lavoro interdisciplinare e internazionale di studenti molto motivati, selezionati dalle tre lauree magistrali. Nelle cinque edizioni, che si sono svolte nel 2011 e 2012, hanno partecipato ben 15 aziende. Nella testimonianza di molti docenti, le dimensioni contenute nel Polo, e dunque la possibilità di interagire meglio tra studenti e docenti, sono una ragione importante del fioccare di iniziative imprenditoriali. Una storia particolarmente interessante è quella di Web Lazio, che vede la prima vendita di un brevetto nella storia dell'Ateneo. Studenti intraprendenti hanno dato vita a realtà che spesso si sono guadagnate nelle banche internazionali. È il caso di Prisident, azienda arrivata sulle pagine del New York Times per l'efficacia della ricerca di documenti legali. Altre realtà nate da studenti sono CINED, che si occupa di accoglienza degli studenti internazionali, e CoreLoop, creatore di un gioco competitivo per valutare le capacità informatiche dei candidati a un posto di lavoro. Avevo promesso solo 10 minuti e siamo probabilmente nella situazione giusta. Volevo far vedere soltanto una slide di quella che alcuni avevano preparato. Queste sì, sono le persone che sono citate di volta in volta nel sito, le persone che hanno seguito con ruoli importanti lo sviluppo del Polo di Como e poi delle persone che hanno dato delle testimonianze. Devo dire che una, Piero Fraternale, mi ha dato una testimonianza che mi ha commosso. Ringrazio queste persone, tutte quelle che hanno collaborato, e sono tantissime, che hanno permesso di arrivare a questo punto da cui spetta ai giovani, spetta Maria Brovelli e al rettore, spetta Maria Brovelli, già cominciato, lo so. Uno vuole far dire una slide soltanto a questo punto. Beh, gli studenti, è interessante il fatto che ci siano studenti locali, nazionali e stranieri in questo modo. Continui l'italiano e vado fino in fondo, 30 secondi, d'accordo? Slide, ecco, questa è una bella slide, una slide in cui ho messo insieme due foto dell'Università di Stanford, in California, fatte alcuni anni fa, che ho dovuto andare a recuperare, e
cosa c'erano? C'era questo bel verde all'ingresso da Palm Drive, partendo da anche lì da una stazione ferroviaria, di quella di Palo Alto, quindi non molto dissimile al Zurigo. Questo spazio è bellissimo verde, c'erano gli studenti che giocavano a pallavolo nell'ovale all'inizio della cosa. Ecco, io penso che con una situazione tipo quella del campus possibile, se continueranno questi sforzi veramente molto ben mirati fatti dagli enti locali e dal Politecnico, con questo spazio io penso che sostanzialmente, almeno da questo punto di vista, potremmo essere abbastanza vicini a un luogo in cui accoppiamo alla bellezza di Como anche la bellezza di un magnifico insediamento universitario. A questo punto auguri a tutti. Thank you, Pierluigi. So it seems to me that the message is clear. Or we have something like this one, or we go there. That's the message. So you can decide. You, I mean the territory, the rector, the very important people here. You can decide if you want to have us here or in Stanford. Okay.